La netta vittoria del centrodestra alle elezioni politiche ha rimarcato tutte le fragilità e le criticità del centrosinistra. L'Umbria avrà comunque in Parlamento, in quota Dem, i deputati Tifernati, Walter Verini e Anna Scani canalizzano nel day after la sconfitta che porta ad un'opposizione che deve necessariamente passare per una fase di rinnovamento all'interno del Partito Democratico. Il PD farà un congresso, però non deve essere una conta, non conta mettiamoci uno al posto di un altro, ne abbiamo già visti troppi di segretari o dimissionari o costretti a lasciare. Noi abbiamo bisogno di rifondare radicalmente questo partito, però negli anni hanno prevalso le logiche correntizie dalle Alpi alle piramidi fino a questa Umbria e tanti guai questo ci ha provocato, ci ha impedito un rapporto aperto con la società, con il paese, con l'Italia quotidiana. Ho un rammarico, come tutti, se Conte non avesse deciso da mesi di andare da solo e se Calenda non avesse stracciato l'accordo, avremmo potuto avere quell'alleanza competitiva e non avremmo dato quel vantaggio che abbiamo dato a questa destra. La prima cosa da dire è che dividersi non premia mai, tantomeno quando una legge elettorale come questa presume che si vinca in coalizione. Detto questo, noi non possiamo assolverci, abbiamo fatto errori anche pesanti, abbiamo delle gravi responsabilità. Oggi abbiamo una responsabilità in più perché siamo il primo partito d'opposizione, da lì si deve ripartire, ricostruire. Ovviamente nel Partito Democratico si aprirà una discussione. Io mi auguro che non sia una selezione di X Factor del nuovo segretario o segretaria, ma che sia invece una riflessione profonda, un'occasione per mettersi a capire, a studiare, prima di tutto chiedendoci qual è la vera ragione di questa sconfitta e non assolvendoci rispetto alle nostre responsabilità. Oltre al peccato originale di una mancata larga coalizione, per il sindaco di Gualdo Tadini in quota PD e presidente Ali Umbria Massimiliano Presciutti serve una ricostruzione ben più profonda e strutturata, a partire dal coinvolgimento degli amministratori locali. Si è voluto, anche in Umbria, ma in tutto il territorio nazionale, ostinatamente proseguire su un trend di riproduzione o autoriproduzione di una classe dirigente ormai datata, che aveva dato molto, ma ha avuto anche molto, che avrebbe potuto e dovuto fare il padre nobile di una nuova fase che si doveva aprire, e non è stato fatto e i cittadini elettori hanno espresso il loro giudizio. Io mi auguro a questo punto che si apra una discussione vera, profonda, sul fatto che un partito come il nostro deve bruciare i salotti e i divani su cui è stato per troppo tempo seduto, e tornare a fare quello che fanno i sindaci tutti i giorni, non perché io sia sindaco, ma perché i sindaci stanno a contatto tutte le ore, 24 ore al giorno, con i problemi reali delle persone. E se nei territori, nei comuni, il 70% delle amministrazioni locali è governata da sindaci, espressione comunque di un'area politica e culturale di un certo tipo, e a livello nazionale avviene il contrario, una domanda ce la si dovrebbe porre. Credo che gli amministratori locali in genere debbano avere un ruolo importante in questa fase di ricostruzione, perché questo dobbiamo fare, non serve cambiare una figura, bisogna ricostruire dalle fondamenta, avere un'anima e non solo un leader, e quindi un'anima significa capire quello che le persone chiedono e ciò di cui hanno veramente bisogno. Una grande sconfitta della sinistra, del centro-sinistra e dell'area progressista, la cui principale responsabilità è stata l'assoluta incapacità di aggregarsi e di esprimere il cosiddetto campo largo, anche per gravi responsabilità dei dirigenti nazionali che hanno storie avvelenate nei loro rapporti, scrive sull'argomento in una nota il sindaco di Gubbio Filippo Stirati. Occorre una fase costituente e rifondativa e un grande progetto politico e programmatico che sappia interpretare in modo particolare i desideri dei più giovani, conclude Stirati, per una politica che sia sempre servizio e mai carriera.